Inter Bologna 1-0-1, Lecce Pescara 1-0-1, fuori casa Juventus Roma 3-1-2. Sampdoria Atalanta 1-1-X, il Napoli ha vinto a Torino per 1-0-2. Barletta Ancona 1-0-1, San Benedettese Piacenza 0-0-X, Monopoli Campobasso 1-1-X, Cecina Pro Vercelli 0-0-X. Che domenica, oltre al derby di Roma, si gioca una partita importantissima che è lo scontro diretto tra il Napoli e l'Inter. Allora, Inter 22, Napoli 19, Juventus 17, Sampdoria 16, Roma ed Atalanta 15, Milan e Fiorentina 12, Pescara, Como e Lazio 10, Lecce, Cesena e Verona 9, Ascoli, Torino e Pisa 8 punti, il Bologna chiude con 7. Serie B. Milan, Paolo, ha un solo nome, il gol. I rossoneri anche a Cesena hanno costruito almeno 10 buone occasioni, ma non ne hanno realizzato alcune. Qui vediamo Van Basten. Il Cesena di Alberto Bigon ha avuto però il merito di non ritrarsi di fronte a tanto avversario. Già all'undicesimo Chierico, avete visto, ha messo a lato solo davanti a Galli. Dopo pochi minuti si è però infortunato Capitan Cuttone, un brutto strappo ai legamenti, e al suo posto ha esordito un ragazzo della primavera. Alla mezz'ora gran tiro di Rijkaard, lo vediamo, ecco il tiro di Rijkaard, para Rossi in due tempi. Il portiere del Cesena si è ripetuto poco dopo su tiro ravvicinato di Gullit. È iniziata qui una serie di parate decisive da parte dell'estremo difensore cesenate. La ripresa si è aperta con un sospetto intervento nell'area cesenate di Limido ai danni di Ancelotti. Protestano i rossoneri, ma l'arbitro Pezzella non rileva irregolarità. Al 22esimo Virdis, subentrato a Donadoni, può toccare da pochi passi e ancora una volta Rossi salva la porta. Al 25esimo invece è il Cesena che passa in contropiede, vedete Agostini da Adolquist che batte Galli, è il primo gol dello svedese nel campionato italiano, esultano i romagnoli, il Milan si butta con rabbia in avanti, ma vedete ancora una volta Rossi ha parato diverse volte su tiri di Gullit di Van Basten e ha salvato una partita veramente importante per il Cesena che si sblocca dalla zona retta.